Ora interviene Simona Vitale del Comitato Riviera Pulita. Buonasera a tutti, grazie per la presenza, per la grande presenza con noi. Faccio parte del Comitato Riviera Pulita che nasce a fine 2011, a seguito di un'estate interminabile di puzza e odori nauseabondi che colpivano tutta la zona sud di Siderno, la cosiddetta zona pellegrina. Da allora sono trascorsi tanti anni, ma la situazione non è cambiata né mai migliorata, se non per brevi periodi. Oggi si partecipa a questo incontro al di là di ogni appartenenza, all'insegna di un sentire comune, per portare a conoscenza di tutti questa annosa situazione che ancora crea disagi e malessere alla comunità. Per anni abbiamo segnalato alle autorità competenti, alle amministrazioni, alle forze dell'ordine, alle autorità giudiziarie, procedendo a relazioni, esposti, uno il 29 agosto del 2011 e querele, il 16 giugno e il 21 ottobre del 2014. Ma il tutto non ha sortito a nulla se non ad un rimbalzo di competenze che si è tradotto in un silenzio istituzionale preoccupante e spaventoso. Come Comitato abbiamo sempre sostenuto la nostra tesi ed additato l'impianto e la sua cattiva gestione come causa primaria dell'origine dell'emanazione fetida che ormai si avvertono su tutto il territorio sidernese. Quindi all'inizio ci facevano sentire cittadini di serie B, di fascia B, perché lo sentivamo solo noi. Ora si sente pure al centro. Oggi è già presente un malfunzionamento dell'impianto, si aggiunge un sistema di conferimento allo stesso da ogni dove, che sta portando al collasso una situazione già di per sé grave e sempre meno gestibile. Assistiamo quotidianamente, come diceva la signora Maria Rosaria, all'indecenza degli accumuli serali, seriali di rifiuti per le vie del paese, dalla periferia al centro, la sporcizia regna sovrana. Il degrado e lo stato di abbandono del paese denotano una impotenza della macchina burocratica e istituzionale e i miasmi non sono altro che il nostro biglietto da visita. Siderno e i sidernesi meritano molto di più, ne siamo convinti. Come cittadini ci sentiamo amareggiati di questa decadenza d'immagine del nostro paese, ma allo stesso tempo vogliamo partire da oggi, non allentando la presa e senza desistere nella nostra lotta. Ci attiveremo come sempre, nei termini di legge, alla salvaguardia e alla tutela della salute pubblica, che è la ragione primaria di fondazione e punto cardine dello Statuto del Comitato. Non ci dobbiamo e né vogliamo sostituire agli organi preposti alla salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica, ma è nostra convinzione, tristemente sta diventando certezza, che vi possa essere una correlazione tra l'esalazione e quant'altro deriva dall'impianto con le più frequenti patologie che stanno interessando il territorio. I rifiuti e la loro gestione, di fatto, coinvolgono tutti gli elementi naturali, terra, aria, acqua, ecco perché una cattiva gestione risulta un pericolo per la salute pubblica. Ora vorremmo sapere qual è il beneficio che la nostra cittadina ad esclusiva potenzialità turistica e sulla quale bisognerebbe investire trae dall'ospitare un impianto TMB, che di fatto si sta tramutando in una discarica. Per questo che appunto vogliamo chiedere al Comitato, noi del Comitato, alla triade commissariale. Come Comitato esprimiamo un totale disappunto a questa situazione e siamo pronti ad aderire, laddove sia necessario, a future manifestazioni di piazza, fino a raggiungere Reggio Calabria, Roma e tutti quanti. Grazie per l'attenzione. Grazie Simona Vitale. Diamo la parola a Giuseppe Caruso, Associazione Culturale Dolo. Buonasera. Si sente? Sì. Buonasera, mi riallaccio al discorso fatto dalla signora Maria Rosaria Tino. Per me è già una conquista, una vittoria il fatto che siamo qua tutti quanti insieme, perché è il primo passo. Non è vero che stasera siamo tutti solo e semplicemente cittadini di Siderno, ognuno di noi ha le sue caratteristiche e peculiarità, però è importante il fatto che nelle differenze legittime siamo qui per un unico motivo. E questo sapete perché? Perché la soluzione del problema grossissimo nel quale ci ritroviamo richiede scelte impopolari. E scelte impopolari non possono essere fatte, non possono essere prese se non c'è l'accordo di tutti quanti. Purtroppo è necessario procedere su una via che prevede la repressione. Che prevede la repressione di quelli che sono reati ambientali. È necessario che tutti insieme si vada a manifestare
nelle piazze o comunque secondo le forme che verranno decise stasera o in altri luoghi. Comunque scelte che sono forti e che richiedono l'adesione di tutta la popolazione. Quindi, ognuno nella nostra peculiarità, è importante che si sia tutti insieme qua stasera. Per me questa è la conquista fondamentale. Che poi abbiamo degli interlocutori che ci vogliono ascoltare, bene, ma io, perdonatemi, fino ad adesso hanno fatto ben poco. Non so cosa riusciranno a fare o cosa riusciranno a dire giovedì o nelle successive sedi e nelle successive riunioni, se non c'è da parte nostra una pressione forte che possa indirizzare la loro attività amministrativa. Ecco, io volevo porre l'accento sulla forza della unione che c'è stasera in questa assemblea e spero che si mantenga anche per le successive volte e per i successivi incontri. Senza di questa non si fa niente, non c'è nessun passo possibile. Grazie. Grazie a Giuseppe Caruso, Associazione Culturale Volo. Adesso potremmo aprire il dibattito e chiedere ai cittadini se vogliono intervenire. Posso? Prego. Buonasera a tutti. Diciamo che è una soddisfazione vedere il paese mobilitato su un problema, ma ce ne sono tanti problemi. Io ero reticente a venire perché credo che questa materia sia talmente ostica dove effettivamente non serve distinguersi, serve responsabilità comune perché serve azione forte. Però cerchiamo di fare un po' di chiarezza. Noi stiamo pagando un piano regionale dei rifiuti che non si è mai realizzato. Ora siamo arrivati alla fine di un imbuto dove altri impianti che stavano funzionando sono stati messi fuori gioco e le discariche di servizio ai rifiuti sono, diciamo, esaurite. Noi da Catanzaro a Reggio Calabria non abbiamo più le discariche di servizio, per cui tutti gli impianti che trattano rifiuti hanno un problema di trattamento perché non sanno più dove portare il materiale. Di conseguenza i rifiuti raccolti possono essere gestiti centellinati, cioè tu porti tanto, tu porti tanto. Noi siamo in un quadro generale, dobbiamo capirlo, perché se no sembra che sia un problema di Siderno. Io oggi sono stato a Crotone. Da Crotone a Siderno lo scenario è uguale, credetemi. In qualunque paese della Calabria sparsa si vede lo stesso scenario. In angoli di centro, nelle periferie, accumuli di rifiuti, eccetera, eccetera. Ed è uno scenario che in parte può essere risolto, in parte, perché quella parte di rifiuti che sono per le strade sono figlie di, diciamo, cittadini che non sono iscritti all'anagrafe tributaria, la serve un'azione comune, forte, verso tutti quelli che... E non è difficile individuare, perché ci sono all'esterno 20-30 luoghi dove tutti i giorni si accumulano rifiuti. Basta mettere delle telecamere e sanzionare in maniera... Se ne era pure parlato tempo fa. Abbiamo un problema di servizio, e non è colpa degli operai di luoghi d'ambiente, se fanno sciopero. È un problema di, diciamo, rapporto tra chi gestisce oggi l'amministrazione e far rispettare quel capitolato d'appalto che c'era, che prevede pure una serie di sanzioni quando i servizi non vengono erogati, no? C'è un problema di controllare la gestione degli impianti, perché il privato che gestisce l'impianto sicuramente preferisce portare i soldi altrove che non investirli per garantire maggiore salute ai cittadini. Per cui là servirebbe, per questa questione serve un tavolo con i commissari, con la città metropolitana che oggi è la responsabile nella gestione dei rifiuti della provincia di Reggio Calabria, non è più la regione. Cioè da diversi mesi le competenze sono state trasferite alla città metropolitana e allora sarebbe opportuno far venire il responsabile della città metropolitana, che è un ragazzo pure abbastanza competente, che è Peppe Postorino, il quale può rendere conto di quali azioni intendono intraprendere per mettere a punto quel piano dei rifiuti che riguarda il nostro territorio e tutta la provincia di Reggio Calabria. Perché servono delle azioni, ma è un tavolo tecnico che può metterlo in moto.
E non dimentichiamo che quando parliamo di Locri d'Ambiente, Locri d'Ambiente è una società gestita in maniera privata, ma è una società figlia di un consorzio pubblico dove... No, finisco perché c'è un punto importante, no? Se no parliamo tanto per dirci le poesie, io me ne vado, vi saluto. E no, voglio dire, ci sono delle questioni che vanno chiarite, no? Dopodiché, sì, capisco i tempi. Poi, siccome non ho sentito dire una cosa importante, voglio dire, la questione... la questione ora, questa qua è una questione tecnica, comunque con un tavolo che si può gestire. Perché sulla questione ovviamente voglio dire, non si è mai parlato del fatto che il 51% delle quote di quella società è nelle mani dei comuni. I comuni, quando si tratta di rinnovare le cariche, si preoccupano di sistemare qualcuno, che poi si preoccupa di assumere qualcuno di favore, invece di preoccuparsi di garantire servizi efficienti. E questa è una responsabilità in capo al Consiglio di Amministrazione della Locri d'Ambiente. Dopodiché Franco ha illustrato un quadro. Guardate che quello è molto più preoccupante dei rifiuti, perché i rifiuti danno fastidio, la puzza, le cose, gli occhi. Là noi abbiamo il rischio che quella materia cancerogena che scende verso il sottosuolo se non si interviene, rischia di intercettare le vene idriche del nostro paese. Perché noi il 75% dell'acqua la prendiamo dai pozzi a Sant'Anna. E se quel materiale cancerogeno intercetta le vene idriche, noi restiamo senza acqua. A parte che non sappiamo quanti cittadini usano l'acqua attraverso i pozzi per produrre cibi, eccetera, eccetera. Là c'è una forte relazione con malattie tumorali. Ora, se si vogliono fare cose serie, io credo che una grande mobilitazione dovremmo costruirla su quel punto. Su quest'altro, accettare l'invito dei commissari, invitare i responsabili della città metropolitana, invitare Locri d'Ambiente per la sua parte e costruire un tavolo tecnico dove mettere a punto delle azioni. E invece quella questione là, secondo me, richiede una forte mobilitazione perché sono 4-5 anni che si è venuta a sapere di quel quadro e ancora nulla è stato fatto. Grazie. Chi vuole intervenire? Prego. Specifiche per tutti i 4 minuti. Scusate, no. 2-3 minuti, no, perché altrimenti. Noi ci siamo tenuti 4 minuti, avevo da dire migliaia di cose. No, parli. Va bene, Francesco. Per me lo parli, no? Per tutti, 4 minuti per tutti. Avrei bisogno di una giornata, è possibile. Vieni un'altra volta. Un'altra volta, allora quando verranno i commissari? Giovedì sera, prego. Puoi usare quel microfono. Ma perché non mi sentite se parlo così? Sì, sì. Per me è il motivo. Meglio al microfono. Buonasera a tutti. Mi consola il fatto che questa sera siamo qui tutti riuniti, associazioni, partiti. Non vedo comunque i commissari, perché secondo me i 3 pilastri più importanti della differenziata sono cittadino, azienda, comune. Qui siamo parte di cittadini. Mi consolo da una parte, ma non mi sta bene il fatto che siamo sempre pochi. Questo è bene che ce lo mettiamo in testa. Propongo fin da questo momento una manifestazione, una grande manifestazione di massa per le vie della nostra città, che purtroppo ci mortifica il vedere il paese in queste condizioni. Capisco che a sollevare i problemi della differenziata devono e sono i cittadini. Ma perdonatemi, dove sono i cittadini? Dove sono i cittadini? Cittadini siamo sempre pochi. Che trovano il paese ogni giorno sempre più sporco, criticano sui marciapiedi della nostra città,
ma qui non si fanno vedere. Perché sono insoddisfatti del servizio porta a porta. Sono insoddisfatti della mentalità, della cultura che abbiamo. Abbiamo chiesto più volte, quando esisteva un'amministrazione, che si facesse un incrocio tra Enel e tributi. Nessuno mai ci ha dato risposta. Ci hanno dato una risposta, veramente. E qualcuno ha detto, ma tu lo sai che il 60% non paga i tributi? E non mi dite che non l'avete sentito pure voi. Tutti l'abbiamo sentito. Se il 60% non paga i tributi, deve essere monitorato, deve essere sanzionato. Come? Non voglio entrare nel tecnico. Io ai posteri l'altra sentenza, o ai commissari adesso, o all'amministrazione che verrà. Rivolgendomi all'amministrazione comunale in carica, oggi tre commissari, stasera nessuno. Propongono addirittura alle 18:30 di rinviare la riunione. Ma siamo impazziti forse? Dopo che le associazioni si sono resi responsabili, quindi ben vengano queste cose, di riunire i cittadini, la dottoressa Mulet ci dice se possiamo rinviare la riunione perché lei deve andare a Messina. A me che la dottoressa Mulet o chi per lei deve andare a Messina, non me ne frega niente. L'ho accompagnato io a Messina appena avremmo terminato e sarei rientrato domani mattino. Va bene. Se c'è questa disponibilità, allora può darsi che il paese possa, con un cambio di cultura, di mentalità, visto che questo è un paese dove ognuno fa quello che vuole, e intanto i cittadini ne pagano le conseguenze. Vado per finire, scusatemi se mi rubo qualche altro minuto, dicevo, mi mortifica il fatto che siamo sempre pochi. 30 secondi. Sì, però parliamo della SICA, benissimo, ma non parliamo dell'XPP. Signori, la gente muore. Va bene, noi abbiamo, non ricordo adesso con esattezza quante tonnellate di porcheria abbiamo dove c'è l'XPP e non siamo stati capaci di dissolvere, di portarli via da questo paese. È vero, sì, che i rifiuti in mezzo alla strada ci avvelenano e ci rovinano la salute a tutti. Carmine, grazie. Rovinano la salute a tutti quelli che pagano i tributi. E allora per quelli che non pagano i tributi, che si faccia veramente un monitoraggio, si vede quelli che non li pagano e che vanno ad essere sanzionati. Attraverso quale tecniche, non lo voglio sapere, ma deve saperlo. Grazie a tutti. Dietro, 30 secondi. Altri interventi? Io rispondo sulla BP veloce, 30 secondi. No, facciamo replica con l'intervento assolutamente, poi faremo le conclusioni. Non era una replica, un'informazione, solo quello. Non era... Andiamo avanti, ci sono altri interventi? Damocle. Accendilo. Devi accendere il pulsante. Non sono un amministratore, non sono familiarità con noi. Bene, allora stasera intanto, al di là di Carmelo che diceva, vedo una manifestazione ben organizzata, il pubblico presente e quindi partite tutte le associazioni e non è poco, è una delle più belle manifestazioni, almeno interessanti, che io abbia visto. Allora, la proposta è semplice. Due anni e mezzo fa, tre anni fa, i carabinieri mettevano una telecamera in via Gandhi. Fotografavano 12 persone, le macchine,
il colore delle targhe, eccetera, eccetera. Poi non so che abbia fatto questa cosa, non è stata mandata avanti. Quindi noi possiamo mettere 1000 telecamere anche all'improvviso, ma se qualcuno non vuole punire quelle persone che si comportano in questo modo, non andremo da nessuna parte. Quindi io dico ai commissari, grazie, dica ai commissari che se non è riuscito e non sono riusciti i sindaci precedenti, almeno su questo fatto dovrebbero farlo. Io vedete, non ho quella aggressività con i commissari. Purtroppo abbiamo un paese ridotto in questo modo, con una storia che viene da lontano, siamo attenzionati da anni e saremo ancora attenzionati. Quindi il problema è che i nostri cittadini si devono mobilitare assolutamente, in ogni modo, e mi fa piacere. E cioè, poi l'altra cosa è questa che vorrei proporre. Non può un movimento trattare solo il problema della sua contrada. E i problemi di Siderno, abbiamo sentito Francesco Martino, che seguiamo questi problemi di Pantanizza veramente da 30 anni, che la situazione è tragica. Quindi io vi chiedo di unirci a noi, e ogni persona che vuole, diciamo, ogni problema che si pone a Siderno, nel mare, 17 pozzi sono chiusi a Siderno da tempo, perché sono inquinati sostanze al 1200, come avete visto, 1400 volte superiore, attenzione, 1200, significa che noi praticamente stiamo rischiando la vita e la rischio tutti i giorni, e non sappiamo il registro tumore. Nel registro tumore si dice che sono diminuiti i tumori, d'accordo, ma perché vengono curati oggi? Ma nella nostra zona, i tumori sono abbastanza avanti rispetto ad altre zone. Io ringrazio e chiedo unione per tutti i temi. Tagliano alberi, 80 alberi all'interno dell'Agostino, 21 sotto il fiume Novito, 21 nel campo sportivo, i pini tagliati, querce, l'ultima querce è stata tagliata pochi mesi fa. Allora ecco, sono tutti i problemi, fanno parte tutti di una attenzione che dobbiamo noi cittadini stare attenti. Io denuncio quando posso, grazie. Grazie tanto Pierre Giro, chi altro vuole intervenire? Alessandro.